La pandemia e noi. Come interpretare la molteplicità di dati che misuriamo ogni giorno, stimarne l'evoluzione, comprenderne tutti gli effetti, valutare ogni possibile scenario? Il tema è al centro della seconda giornata della Scuola di Orientamento Universitario questa settimana. A coordinare i relatori, un medico ricercatore, un fisico, un matematico e Chiara Cerami della Scuola IUS. Beh, io credo che l'argomento è stato di grandissima attualità, è di grandissima attualità, e anche la multidisciplinarità, questo melting pot tra tecnici e medici nell'ambito, insomma, del studio della pandemia, che è emerso durante questi mesi come fondamentale, sarà sicuramente il fondamento del futuro. Cioè anche questi ragazzi devono rendersi conto che dovranno sempre di più affrontare in maniera trasversale le branche che decideranno di abbracciare per loro percorso, quindi il clinico che diventa il medico, che diventa anche un po' tecnico con l'intelligenza artificiale, come ci ha spiegato Cristian Salvatore, il matematico che si mette a servizio di tematiche sociali di grande importanza come quella del studio dell'R0 e della pandemia, la progressione della pandemia e dei contagi, e poi ovviamente la prospettiva comunque del clinico, del medico, che è quella sempre, insomma, di essere a servizio e proporre, insomma, un servizio di utilità pubblica e di interesse del cittadino. Cominciamo dalle curve, le curve del contagio, che sono basate su modelli matematici e statistici molto evoluti, ma che ancora rivelano un po' di incertezza. Perché accade questo? Il problema è che questi modelli contengono dei parametri, delle costanti tipiche del problema, che si riescono a stimare, a calcolare approssimativamente dopo che ci sono i dati di alcuni giorni, alcune settimane di evoluzione della pandemia. Ma se si vuole conoscere questi parametri, queste costanti di fronte a una situazione nuova, soprattutto quindi per i politici che devono decidere quali saranno le conseguenze delle loro azioni, ecco, in questi casi i parametri cambiano a causa di queste loro azioni, e il valore numerico di questi parametri non è noto. Il momento presente senz'altro ci ha fatto riscoprire la matematica, la sua importanza, le sue infinite applicazioni. Penso che sia effettivamente un'occasione unica, perché svincola anche la matematica da un'impressione di pura astrazione di cui non si capisce neanche bene la ragione, e d'altra parte, anche non scegliessero matematica ma altre discipline, hanno la percezione della scienza che tenta di fare il possibile per affrontare i problemi delle persone, dell'umanità. Diciamo che in quest'ultimo anno e mezzo si è verificata una cosa unica nella storia recente, cioè tutti gli scienziati di qualsiasi disciplina hanno desiderato tentare di dare qualche piccolo contributo a questo specifico problema, cosa che non accade mai, perché ognuno è specializzato nelle sue cose. La ricerca applicata alla medicina fa passi da gigante, sfruttando pure l'intelligenza artificiale, che può aiutare nella diagnosi anche della polmonite da Covid-19. E succede davvero? Sì, è possibile attraverso una semplice radiografia, quindi con un esame, diciamo, abbastanza di routine, capire se la polmonite è una polmonite da Covid, una polmonite appunto non dovuta al coronavirus, o se c'è assenza di polmonite in presenza di sintomatologia simile. E quindi è uno strumento utile per discriminare i soggetti, molto utile a inizio pandemia, quando, diciamo, i tamponi non erano così disponibili, adesso un po' più utile per la diagnosi differenziale tra i vari tipi di polmonite. È una ricerca che chiaramente fate all'interno della vostra scuola? Sì, facciamo all'interno della nostra scuola IUS e con lo spin-off Deep Trace Technologies, che è appunto spin-off della scuola universitaria IUS. Sullo sfondo c'è tutto il resto della sanità e il suo rapporto con i cittadini, molto cambiato, in parte compromesso durante la pandemia. È una situazione che ha finito per mettere a rischio la salute stessa di molte persone. Nel momento in cui il sistema sanitario ha concentrato tutti i suoi sforzi per porre un argine alla malattia infezione, ci si è dimenticati del fatto che le persone potevano continuare a morire per infarto, per ictus, oppure per ritardo di cure per neoplasie, per il tumore. Non c'è stata un'informazione adeguata da parte del sistema ai pazienti sul fatto che esistevano dei percorsi puliti da infezione in cui le persone si potevano curare. Dall'altra parte, il bombardamento mediatico ha fatto sì che nella mente dei cittadini gli ospedali fossero percepiti come luogo di contagio. Si sta recuperando, nel tempo si è recuperato.
con molta variabilità. Noi siamo un sistema sanitario non nazionale, ma organizzato su base regionale, quindi diciamo c'è molta variabilità nel recupero di fronte alla necessità di garantire ai cittadini cure, chemioterapie, radioterapie, terapie di malattie croniche come lo scompenso, però sta avvenendo perché fortunatamente l'infrastruttura del nostro sistema sanitario universale, che è fatta di professionisti straordinari, medici, infermieri, un tributo ai 300 medici e ai 100 infermieri che sono morti per arginare la malattia, l'infrastruttura è solida. Di domande ne arrivano molte, un segnale chiaro: tutti gli studenti che ora hanno 18 anni e tra qualche mese sceglieranno l'università hanno recepito l'importanza di un confronto come questo, un primo esempio di come potranno essere lo studio e la formazione in una delle scuole universitarie superiori. Hanno anche ascoltato testimonianze vive su quelle che potrebbero essere le loro professioni del futuro. Io ho cercato di far capire loro che nell'ambito delle professioni sanitarie è essenziale nel mantenimento di una qualità del vivere individuale e sociale, che c'è una gratificazione speciale nell'esercitare la faticosa professione di medico. L'applicazione dell'intelligenza artificiale a vari ambiti, nello specifico in medicina, è una delle, diciamo, dei campi più aperti, sia per quanto riguarda la ricerca, sia poi in fase industriale. E capire un po' più nel dettaglio, magari prima di iniziare, il percorso di studi, se può essere questo un percorso di interesse, appunto andando magari a capire con qualche applicazione se, l'interesse può esserci verso queste tematiche, secondo me è molto utile in un periodo di grande fermento come questo. La ricerca si fa nei laboratori e sei esempi di laboratorio ci sono anche oggi. Di economia e ingegneria sono quelli guidati dal Sant'Anna e si parla di misurazione della ricchezza oltre il PIL e di medicina bioelettronica. Le strutture matematiche e l'interpretazione di un testo letterario sono i temi invece sviluppati dai ricercatori della Normale. Parola in laboratorio è il titolo discusso e approfondito nel gruppo coordinato dallo IUS, con alcuni esempi concreti che hanno favorito l'interazione. Erano veri e propri esercizi. Sì, con i ragazzi abbiamo fatto un esperimento online, veniva chiesto di dire se delle parole avevano senso oppure no, e se delle frasi avevano senso oppure no, per studiare i meccanismi di comprensione e di elaborazione del linguaggio grazie alla loro performance. Poi insieme li abbiamo analizzati, abbiamo visto delle belle figure e si sono appassionati sul tema del perché il linguaggio è importante, come si studia e come si processa dentro il nostro cervello. Cosa che fate nella vostra scuola in particolare? La scuola IUS ha una vocazione per gli studi di linguistica, che è lo studio scientifico del linguaggio, anche con approcci modernissimi nell'ambito della neurolinguistica, con la risonanza magnetica, con studi di elettroencefalografia, lo studio dei tempi di reazione e dei movimenti oculari. Noi lo studiamo da tantissimi anni e otteniamo grande successo e grande riscontro all'interno della comunità scientifica internazionale. Guardare il cielo con i piedi ben piantati in terra potrebbe essere un modo di dire sempre valido, ma è anche il titolo dell'altro laboratorio animato dai ricercatori IUS, Laura Massano e Marcello Arosio. Noi qua allo IUS facciamo ricerca sulla climatologia, sugli impatti che il cambiamento climatico ha sulle varie attività umane. In questo laboratorio abbiamo raccontato ai ragazzi cosa si osserva in cielo, vari aspetti della fisica dell'atmosfera, quindi le perturbazioni, le nuvole, i temporali, e come questi eventi hanno un impatto sulla vita quotidiana, quindi la prevenzione del rischio di alluvioni o altri eventi estremi. Abbiamo cercato di trasmettere l'importanza delle previsioni meteo per le attività umane e di protezione civile. Questo è stato il racconto. Ancora la ricerca al centro dell'ultima lezione. Il titolo è Il cameleopardo della fisica. La svolge Fabio Beltram della Scuola Normale, che precede l'esposizione pubblica che uno studente che ha ottenuto il diploma alla scuola, in questo caso lo IUS, fa davanti a questa platea insolita. Francesco Zagaria parla di universo e di dischi protoplanetari. Quello di cui ci occupiamo è cercare di capire come si sono formati i pianeti extrasolari, pianeti più o meno simili a quelli del Sistema Solare, ma che orbitano stelle diverse dal Sole. E ho deciso di approfondire i temi della ricerca sugli esopianeti e i dischi protoplanetari. Come li potrebbe definire questi dischi?
Beh, un po' come se li immagina, sono oggetti molto sottili, composti appunto a forma di disco, composti da gas e polvere che evolvono nel tempo e su un tempo scala di 1 milione di anni e in cui si formano pianeti. Zagaria inevitabilmente parla anche della sua esperienza qui. Beh, come ho detto, è stato importante perché ho conosciuto gente diversa, anche gente che non avrei potuto conoscere in università. Lo IUS è stato un di più rispetto all'università ed è stato molto utile per questo. Il mix di lezioni, tavole rotonde, presentazione di laboratori di ricerca, incontri con gli allievi evidentemente sta creando molto interesse. Anche quest'ultima settimana della scuola, guidata da Ius Pavia e coordinata con Sant'Anna e Normale, ottiene l'effetto sperato. Certamente ci sono state molte domande, come ci aspettavamo, visto il tema della pandemia che ha un chiaro interesse e attualità, ma quello che mi ha impressionato è che ci sono stati anche molti interventi sulle metodologie che sono state affrontate in questa tavola rotonda, anche gli aspetti matematici e di trattazione, quindi dei dati, hanno avuto l'interesse dei partecipanti. Mai come oggi gli studenti di questa età sono immersi in una miriade di informazioni, cosa che potrebbe complicare la scelta. Effettivamente adesso hanno il problema di essere investiti da una quantità di informazioni e di consigli anche, e la difficoltà è proprio quella di scegliere e guardare dentro se stessi. Però mi sembra di capire che questa generazione, questa ultima generazione che sto conoscendo adesso in queste edizioni online, ha una capacità di introspezione, quindi di guardare dentro se stessi e riuscire a identificare le proprie passioni e anche analizzare in maniera critica le proprie capacità e le proprie aspirazioni. Proviamo a sentire anche alcuni degli studenti e delle studentesse che partecipano alla scuola di orientamento. È stata una bella esperienza finora? Rispondono Giovanni, Marica e Davide. Abbiamo un po' un'idea un po' vaga di un mondo che è veramente vasto e quindi ci può sia aiutare a smontare certe certezze che non erano poi così vere che avevamo, sia capire un po' di più come funziona. Stavo pensando a due parole che avrebbero potuto, diciamo, sintetizzare l'esperienza. La prima parola è passione, perché comunque tutti i laboratori che abbiamo seguito erano stati guidati da professori o comunque ragazzi che avevano gli occhi che brillavano quando spiegavano. Questa, secondo me, è una cosa molto fondamentale per fare appassionare anche noi studenti che dobbiamo compiere una scelta molto importante. La seconda, invece, è la parola disorientamento, perché anche se questo è appunto un corso di orientamento, la varietà dei corsi proposti è talmente vasta, diciamo, da metterti in discussione. Gli incontri con i tutor sono stati molto belli, soprattutto perché alla fine hai un po' la possibilità di scambiare parole con ragazzi che hanno pochi anni più di noi, che quindi 1, 2, 3 anni fa si sono trovati nella nostra posizione a dover capire cosa scegliere.